abbiamo concluso questo terzo rosario come era da programma. Il programma oggi è stato molto molto intenso, senza un attimo di pausa, potremmo dire. Qualcuno ha detto, è sembrato di stare, che diversi un paio mi hanno detto, di stare a Međugorje, a Lourdes, dei momenti più belli. È vero, è stata una giornata bella, intensa, credo che tutti insieme possiamo ringraziare la Madonna che ci ha chiamato a vivere questa bella esperienza qui. Vorrei innanzitutto ringraziare un'ultima volta ancora il Presidente, nella persona di Franco Cordone, e lo staff che lo ha collaborato. E se loro possono mettersi in piedi, così sanno tutti i pionieri chi siete, quelli che avete collaborato, magari lo sanno, però è giusto farsi vedere. Grazie da parte di tutti noi. C'è una cosa oggi che tra le tante, ce ne sono diverse, mi ha colpito e la voglio dire, è l'amore con cui questo papà e la mamma naturalmente accudiscono, accompagnano Giosuè. È una cosa che mi sta edificando fino a stasera, questo amore, questa pazienza che nasce dall'amore, di accudire Giosuè, stargli accanto, soprattutto la figura paterna, una cosa molto bella, no? Veramente grazie di questa testimonianza, è preziosa in questi tempi così di attacco alla famiglia. Tu ci stai dando oggi, mi stai dando una lezione preziosa, preziosa. Anch'io devo fare come te, curare le anime, non di più, ma mi basta la tua pazienza, che è quella che tu hai con tuo figlio Giosuè. Io devo averla per portare avanti la mia opera, e tutto questo può nascere solo dall'amore. Quindi grazie di questa testimonianza. Adesso, se volete, innanzitutto un dettaglio tecnico per i pionieri: quanti domani dovreste ancora essere qui per il pranzo, rendetelo noto a Maria Teresa, così sappiamo esattamente quanti si è per il pranzo domani, e casomai anche per la cena, non lo so, ecco, fatelo sapere per tempo a Maria Teresa o a una delle nostre consacrate. E adesso invece decisamente c'è la possibilità di parlare, di intervenire, chi vuole venga qui, si segga e dica la propria, che noi ascoltiamo volentieri. Presentatevi e dite di dove siete. Francesco da Palermo. Francesco appartiene ai pionieri della prima ora, perché fu fondato lì nella parrocchia dov'ero, a San Giovanni Bosco. Ecco, allora c'è molta gente, Francesco, che chiede se vedi la Madonna mentre c'è il rosario, perché ti vedono sorridere tutto il tempo. Beh, vabbè, a te la parola adesso. Allora, mi ha stupito e sono rimasto molto contento nel vedere i pionieri, solo i pionieri, solo gli uomini pregare. Così tanti insieme non mi era mai capitato, anche se solo della prima ora non erano così tanti quando sono arrivato io. Per cui è stata una bella esperienza, non lo so, c'era qualcosa di che mi stupiva. E poi nella condivisione ho cominciato a capire cos'era, perché da quello che è venuto fuori mi è sembrato di capire che abbiamo fatto una partenza, un cammino, diciamo, che non c'entrava col piccolo resto, nel rosario. In qualche modo si recitava il rosario per qualche cammino. E poi da lì, nel momento in cui poi hanno incontrato Don Minutella o il piccolo resto, da lì è iniziato almeno la curiosità, almeno è arrivato un barlume di che hanno cominciato a seguirlo e hanno deciso non solo di logica, non solo di pensiero, ma anche per via del rosario che recitavano, anche per fede. È stata un'unione di pensiero e fede. E questo mi porta a dirvi che poi ho notato pure che ci sentiamo, molti se non tutti, ci sentiamo, ormai compreso, dei piccoli, come Calimero, ci sentiamo piccoli e brutti, cioè che noi non siamo degni, non siamo buoni, abbiamo fatto cose brutte, eccetera. Ecco, io vi dico che oggi la Madonna, quando gli abbiamo portato le rose, bellissime rose, non le ha viste, ha visto i nostri cuori, ha visto le nostre anime, che erano... così brutte.
tutti come siamo, come forse giustamente ci riteniamo ognuno per noi stessi, la Madonna non gli interessa, gli è piaciuto il nostro cuore, quello che abbiamo nel cuore, il nostro rosario, specialmente come mi ha insegnato Padre Alessandro, quello degli uomini gli piace di più di tutti. Grazie. Mi sembra che sia un predicatore mancato, Francesco. Mamma mia, che oratoria. Prego, prego, chi vuol venire? Non fate passare troppo tempo, perché se no, prego. Sempre dite il vostro nome, da dove venite. Piero da Palermo. I palermitani si fanno sentire. È tanto tutto qui, e quindi è giusto che per primi parlino. Da Palermo può mai venire nulla di buono, come la frase da Nazaret, può mai venire nulla di buono. Già mi ha presentato Padre Alessandro. Io volevo ringraziare e benedire il Signore, la Santa Vergine e San Giuseppe che ci hanno accomunato in questa giornata, la giornata del pioniere del Rosario. Un ringraziamento particolare al nostro fondatore, Padre Alessandro, perché solo lui ha creduto a questa missione impossibile. Dopo gli antichi splendori di San Giovanni Bosco, con 80 persone che dicevano il Rosario, e lo sfaldamento del gruppo, solo Padre Alessandro ha creduto a questa missione, e ora la Santa Vergine l'ha premiato con altri 100 pionieri che per noi era impensabile poter arrivare e unirci per questa missione che appunto che per noi veramente è stata impossibile. Io volevo dire che San Massimiliano Maria Kolbe veniva chiamato il folle dell'Immacolata e Padre Alessandro io lo chiamo il pazzo di Maria, perché è innamorato della Santa Vergine. Poi un'ultima parola per noi pionieri, che dobbiamo impegnarci per il prossimo raduno, non solo essere quelli che siamo, ma ci è stato dato un mandato, un talento da far fruttificare. Quindi mi auguro che la prossima volta saremo il doppio di quanto siamo adesso. Grazie. Un abbraccio a tutti e grazie a Padre Alessandro di quello che è stato di noi. Naturalmente loro che stanno parlando per primi sono quelli che hanno registrato gli esordi abbastanza gloriosi del cammino. Ci sono stati momenti in cui la Chiesa il lunedì, non so se lo facevamo il lunedì sera, prima il lunedì e poi il venerdì, la Chiesa pienissima di soli uomini, sapete, era veramente una cosa, ma mi sembra che stasera questa cosa qui si è ripetuta a livello persino internazionale, non solo nazionale. È un miracolo che la Madonna ha fatto, senza dubbio. Ecco, chi tocca adesso? Ecco, prego. La Calabria, credo che lo sia. Vediamo. Ivan dalla Calabria. Ivan. Aspetta, ripetiamolo perché forse non hanno sentito. Ivan viene dalla Calabria. Esattamente da Vibo Valentia. Da Vibo Valentia, dalla Calabria. Io mi vorrei concentrare sul mandato che ci è stato affidato oggi da Don Alessandro. Scusa se mi permetto, è il primo straniero dopo i siciliani. E questo mandato ci può far sentire un po' in difetto rispetto alla chiamata che abbiamo ricevuto. Io mi sentirei di dare due consigli sulla base della mia breve esperienza per cercare di farci forza e iniziare a partire da domani a testimoniare il Rosario nella verità però della Chiesa Cattolica. Quindi non il Rosario secondo versioni di altre chiese o altre realtà come delle sette. Può esserci paura prima di cominciare. Appena invece iniziamo una volta a testimoniare la bellezza della recita di questa pratica, e subito dopo la paura scompare, perché vediamo che in effetti non è uno scoglio così grande da sormontare, alla fine ci vuole poco,
e quindi passata la paura poi verrà di per sé, verrà naturale continuare appunto a testimoniare sia la realtà della Chiesa Cattolica sia la bellezza di questa pratica. Quindi già da domani iniziamo e per cominciare, quando il secondo consiglio, potremmo testimoniare il rosario in maniera indiretta. Cioè, se non ce la sentiamo di dire, ah, ma sai, io recito il rosario, eccetera, facciamo sì che siano gli altri a farci una domanda. Come? Per esempio, da domani attaccherò alla mia cintura la mia corona e sarà visibile a chiunque. Sarà una testimonianza silenziosa, però tutti la vedranno e potremo anche sentirci più forti, essendo questa testimonianza visibile, e ci sentiremo, come dire, capaci, ecco, di parlare di questa corona a chi magari la adocchia un po' di più rispetto agli altri. Grazie, grazie Ivan. Un buon suggerimento quello di Ivan a proposito di quello che avevamo detto. A quanto pare non sono il solo pazzo di Maria in giro, lo sarete anche voi, però questo è il mandato che vi ho dato oggi, che hanno scritto che è stato il momento forse più bello per chi era a casa, questo mandato di essere missionari del Rosario, quindi si può accogliere senza dubbio questo appello. Cantando o suonando? Non si vede, se no pensano che parla un fantasma. Ringraziamo Torino che anima le nostre celebrazioni. Perché suona l'organo, scusate la mia voce bassa, perché suona l'organo per accompagnare un coro, è condizionato, può essere deliziato, può rimanere indipendente, dipende dalla performance del coro. Stasera suonare per un coro di 80 persone, suonare l'inno e ascoltarlo in quel modo, non è stato una cosa, non mi sono deliziato, di più, è stato un momento sublime, ho vissuto questa sensazione. E forse non vi siete resi conto che abbiamo cambiato il testo dell'inno. Fino ad ora noi abbiamo cantato, non siamo pochi, non siamo tanti, con ardore noi andremo avanti. Stasera avete cantato, non siamo pochi, siamo in tanti. Viva Maria! Ecco, bravo. Eh sì, questo clima di fraternità vera che il Rosario crea, perché ci accomuna, è quello che abbiamo gustato moltissimo. Ecco, anche lo dico perché a casa i pionieri poi dopo pranzo fino intorno alle 4, forse anche più, hanno fatto questi gruppi di studio, di condivisione. Credo che quelli siano stati momenti molto intensi. Prego, prego, Romano. Ci siamo visti da poco, quindi sapete chi sono, vengo dalla Spagna, vivo in Spagna. Io voglio fare una testimonianza che è successo proprio in virtù del Rosario. Sai, detto che ho sentito da te che non c'è problema individuale, familiare, sociale, nazionale, internazionale che non possa essere risolto con lo Stato. Io il 6 di maggio sono stato oggetto di una truffa informatica. Un tizio spacciandosi per mio figlio, adesso non voglio entrare nei particolari, insomma mi ha assolato, come dicono a Roma, 995 euro dal mio conto di venerdì 6. Io, quando me ne sono accorto, l'ho fatto presente al sistema PayPal con cui è avvenuta la trasferenza e mi hanno detto che non c'è nulla da fare perché c'è stato un accredito con la motivazione dei familiari e quindi non era rimborsabile la cosa. Allora, il primo problema è stato le conseguenze psicologiche di questo fatto, perché la notte
non ho dormito perché mi venivano in mente la possibilità che magari avevano avuto accesso al mio conto in banca, che me l'avevano svuotato, poi di venerdì, quindi non potevo contattare la banca. Insomma, allora la prima cosa che ho fatto, ho preso la corona del rosario e ho pregato. Improvvisamente mi è sentita entrata dentro di me tutti questi pensieri negativi, sono scomparsi e ho sentito non solo la pace, ma una gioia. E io ho detto, sì, Madonna mia, ti ringrazio, te lo offro in sconto dei miei peccati. E la mattina, quando mi sono svegliato, ero allegro, quindi sono andato a fare la denuncia alla polizia spagnola, quindi in spagnolo, quindi ho spiegato tutto quanto il fatto, e poi il lunedì successivo sono andato in banca a portare la denuncia spiegando il fatto. La banca mi ha dato appuntamento per il giorno 8 maggio, non a caso, il giorno 8 maggio, per trasmettere. Io l'8 maggio sono andato e hanno fatto la reclamazione, si chiama così, su questo. Quando io gli ho detto, ma c'è la possibilità di avere indietro il denaro, insomma, e mi hanno detto, difficile comunque, vediamo. Allora poi sono venuto qui e quando hai fatto quella, ieri, parlando della gioia, sì. Io ho capito quello che, perché l'avevo vissuta, e per me già ormai non mi importava più di questi soldi e tutto quanto. Poi stamattina ho guardato nella mia app, vedo sul conto e che vedo riaccreditato i 995 euro. E io ormai avevo dato questa cosa, per cui grazie Romano. Bella testimonianza questa, molto vera, perché lui, Romano, è esordito con la frase che lui dice mia, ma io la prendo da quello che la Madonna ha detto a Sor Lucia di Fatima, sì, sì. E cioè la ripetiamo perché è vera, e appunto addirittura gli torna il denaro, non c'è problema personale, familiare, nazionale e internazionale che non possa essere risolto con rosario. È un'arma semplice ma potentissima. Grazie Romano, grazie. Buonasera, eccoci. Alessandro da Roma. Noi siamo qui viaggiando con i fratelli in nave e in base anche al gruppo di me. La cosa che ci accomuna è tutti quanti di sentirci degli scarti, perché siamo stati scartati dalle nostre parrocchie, siamo stati scartati dai nostri cateristi, siamo stati scartati dai nostri sacerdoti. La mia esperienza professionale e personale è stata, diciamo, terribile, soprattutto il grande scontro con la falsa chiesa è stato sull'Eucaristia, perché i mascalzoni di questi massoni ci hanno imposto di prendere il corpo di Cristo con i guanti e con la mucchina. Facevo parte del cammino neocatecumenale e da lì in poi io e mia moglie ci siamo imposti di prendere il corpo di Cristo in ginocchio, da lì in poi. E siamo stati scartati dal lavoro perché non ci siamo piegati al sistema, ci siamo sentiti degli scarti, ma anche anonimi, letteralmente anonimi, perché a noi non ci considera nessuno. L'unico che ci ha raccolto è stato Maria, che ci ha indicato Don Alessandro. Un miracolo. Quindi il nostro grazie per i nostri sacerdoti, perché noi eravamo soli, noi siamo rimasti soli, soli nelle famiglie, soli nelle parrocchie. Ma dove andavamo? Proprio degli anonimi scarti, solo questo volevo dire. Grazie, quindi, grazie. Grazie a tutti. Una bella testimonianza, perché nei giorni scorsi, quando sono stato da Don Enrico, l'ho raggiunto, come ho detto anche credo ieri sera, non mi ricordo, lui
appunto Don Enrico voleva sottolineare, ci siamo ribaditi questo, noi siamo una realtà prima di tutto pastorale, cioè pastoralmente stiamo raccogliendo gli smarriti, quelli che hanno capito che c'è un sistema, il nostro amico Alessandro dice massonico, appunto, globalista, satanista probabilmente anche, che ha cambiato le carte in tavola, no? Adesso stanno organizzando anche il giubileo del 2025, prossimamente spererei di no, ci sarà la GMB, è stata inventata la giornata mondiale dei bambini con Papa Francesco, capito? Fanno finta che tutto proceda bene, nel frattempo hanno cambiato il Vangelo e hanno trasformato Roma nella sede dell'Anticristo, è qualcosa di incredibile. Però la beata Caterina Emmerich lo diceva, che Dio aveva altri progetti, l'altro progetto siamo noi, ci dobbiamo credere, però dobbiamo avere fiducia, coraggio e rimanere soprattutto molto uniti tra di noi. Si rimane uniti, scusate se io lo dico così, poi fate come volete, ci mancherebbe altro, si rimane uniti se viene garantita una guida. In un'azienda che deve andare bene ci vuole il manager, capo. Volente o nolente si fa quello che dice lui, se no è anarchia. E io ho notato che il diavolo, da quando ho cominciato questo cammino, che con ogni evidenza, almeno penso ai vostri occhi, non me lo sono cercato, il primo a parlare è stato Francesco, che raccontava cosa c'era nella mia parrocchia. Non è che io ho fatto quest'opera perché ero frustrato o avevo bisogno di cercarmi gratificazioni. Io in parrocchia ero più che felice, era veramente un santuario cittadino, io non mi invento nulla, sono le testimonianze, quindi io, grazie a Dio, potete sempre verificare se non mi credete. La domenica si creava un problema di traffico senza che io lo sapessi, mandavano i vigili urbani all'incrocio tra via Armando Diaz e via Messina Marine, dove si trova la mia parrocchia a Palermo vicino al porto, perché si posteggiava come solo palermitani e napoletani sappiamo fare, e si bloccava il traffico, e mentre c'era la messa si sentivano i clacson suonare, quindi venivano a nostra insaputa i vigili la domenica per la messa delle 11:30. Io non sto cercando di dare gloria a me stesso, do gloria a Dio e al cuore immacolato di Maria. Non avevo bisogno di cercarmi nulla, avevo la chiesa stracolma. La domenica era la messa della domenica, era un avvenimento, e poi le adorazioni eucaristiche notturne, che la gente veniva. Sì. Esatto, una volta una signora anziana, sono quelle che cose che ti rimangono impresse, che è venuta, e allora io mi ero scordato il microfono del coro acceso. Allora questa signora anziana ha cercato bene dove mettersi, sono circa le 2:30 della notte, io ero lì che barcollavo, potete immaginare, seduto tra i banchi, e vedo questa scena. Allora lei entra e cerca dove sedersi, decide di andarsi a sedere nella sedia, non si sa perché, non si vanno, dove c'era il microfono acceso. E nel cuore della notte, mentre che adoravamo il Signore, a un certo punto sentivamo fare ho capito che era un sonno mistico, capito? Chiusa parentesi. E poi facevo gli incontri con i bambini, ma il mio dolore veramente è grande, perché non potete misurarlo, perché dicono in giro che mi voglio mettere in mostra, che voglio, sono orgoglioso, ma che ne sanno? Ma chi può mai giudicare l'intenzione di una persona? Ma chi le porta tutte queste anime mistiche dietro a tutti i sacerdoti per portarli lontani dalla verità? Chi glielo dice che io sono orgoglioso? Come fanno a saperlo? Chi glielo dice che io lo sto facendo per mettermi in mostra, che voglio essere questo, che voglio... Chi glielo dice? È un lapidare la mia coscienza continuamente. Ma scusate, la prova del 9, io non capisco come alcuni non se ne accorgano, è la seguente. Può mai Dio rivelare l'intenzione di una persona così pubblicamente? Ma che Dio sarebbe? Come fa il Signore? Capite? E invece avete visto questa alternanza di anime pseudomistiche, che sono una rovina, una piaga,
che chissà perché devono sempre sottolineare sin dal primo giorno. Io, il primo giorno che ho messo piede nell'opera che la Madonna mi ha affidato, già echeggiava: sì, adesso però tu hai finito la tua opera, togliti, mettiti da... Me lo sento dire da quando ho iniziato l'opera, figli cari, mettiti da parte, la tua opera è terminata. Mi ricordo qui era venuta una fedele che poi circolava nella triste realtà di quel sacerdote che per primo diciamo, mi ha abbandonato per strada. Era venuta qui a fare il disco, poi è andata da Don Enrico Bernasconi a piangere: per favore mi aiuti Don Enrico a dire a Don Minutella che la sua opera è terminata, ora non deve fare più catechesi su Radio Domina, deve ritirarsi a pregare. Ma a me non mancava nulla in parrocchia. Non era una parrocchia facile, ma noi dobbiamo portare, lo dicevamo oggi, la gioia, dobbiamo portare la gioia. Mi pare che il cardinale Burke ti disse una cosa simile sì. tempo fa. Sì. Ma è appunto, la questione è questa, alla luce dell'ultimo intervento di Alessandro da Roma. Io sto svolgendo la mia missione. È importante capire una cosa decisiva. Dobbiamo stare molto uniti tra di noi, perché il diavolo, l'opera del diavolo è di dividerci, e ci può riuscire se viene messa in gioco la, chiamiamola, leadership, il governo. Io non voglio governare a vita, non mi importa farlo, ma questo è il momento in cui certamente devo farlo, e sappiano tutti i mistici e le mistiche di questo mondo che può venire il Padre Eterno, la Madonna Santissima, i sette arcangeli, i cherubini, i serafini, i troni, potestà, dominazione, a dire che io sono superbo, che io sono orgoglioso, che la mia missione è finita, io da qui non mi muovo finché non me lo dice la Madonna. Scusate, la questione di coerenza, ho cominciato perché me l'ha detto lei, finirò quando me lo dice lei. Quello che mi dispiace è quando sono i sacerdoti che ci cascano in questa trappola, perché tante volte mi conoscono bene i preti, no? Cioè basta poco per capire che questa dote apparentemente soverchiante è frutto di una missione, perché se fosse per me, so che non mi credete, ma che importa, io me ne starei a casa mia a leggermi i libri di teologia, a scrivere, pregare, passeggiare, fumare il sigaro e andare avanti così. E invece devo andare in giro per l'Italia, devo andare qui, chiedono dall'Australia, dagli Stati Uniti, devo fare, devo dire, il raduno, poi devo pensare, meno male che questo, anzi i pionieri hanno fatto tutto loro. Guardate, questo per me oggi è un, come si dice, un punto di svolta. Ho capito che si può fare a meno di me. Bene, a chi tocca adesso? Io. Franco, il presidente vuole parlare, e poi Francesco dal Friuli. Vieni pure avanti, Francesco. Dopo Franco, tocca a te. E allora, come prima cosa volevo ringraziare tutti i pionieri, quelli locali e quelli che vengono da noi. Certo che di lavoro me ne avete dato, Tutti i giorni, però più andavo avanti, più ero motivato ad andare. Ho visto che oggi abbiamo fatto noi, diciamo, dei gruppi per poter conoscerci di più, sentire le vostre motivazioni, le vostre esperienze, come siete diventati pionieri. E ho notato che veramente siete stati veramente tutti motivati ad andare avanti. Avete ascoltato anche la mia esperienza, tutti, e con tanto interesse, l'ho visto che eravate proprio interessati, almeno quelli del mio gruppo, che erano più che altri tutti quelli dell'estero, vero? Ce n'era forse a parte Piero, ma gli esteri erano con me. Tutti stranieri. E innanzitutto voglio anche ringraziare coloro che hanno collaborato con me, perché non sono stato io solo, ho avuto anche la collaborazione di altri pionieri, come Franco, come Giuseppe, Paolo, insomma, e anche qui Francesco, che mi hanno Arcangelo, sì. Ma c'è Arcangelo? Ah, eccolo là. Che mi hanno veramente aiutato, questo sì.
Poi il lavoro c'è stato, effettivamente sì, questo lo voglio dire. L'importante è che ringraziamo, questo suoneria di telefono, ringraziamo la Madonna che oggi ci ha dato una bellissima giornata come cosa principale. E poi tutto l'interesse che ho trovato in voi per la riuscita di questa giornata. Perché senza la vostra motivazione forse questa giornata poteva sì riuscire, ma un po' più sciabba. Ma oggi abbiamo battuto il record, veramente, delle presenze e della preghiera, perché soltanto con la preghiera si va avanti. È da tanti anni che noi siamo pionieri e ogni volta, ogni giorno, ogni venerdì ci riuniamo perché siamo motivati, vogliamo venire, tutti aspettiamo il venerdì proprio per venire, per la preghiera. Vedo anche voi che siete anche collegati con noi. A volte sono 1000 persone, 1500 persone. Onestamente, voi mi conoscevate tutti perché mi potevate vedere qui per via dello smartphone, ma io non conoscevo quasi nessuno. E oggi, ieri, e oggi è stata una bellissima giornata, avete visto che ci siamo abbracciati con gioia, ci siamo salutati. E spero che questa non sia l'unica volta, perché avevamo in mente, vi parlavano, di fare qualche altro raduno. Piano piano. Sarebbe bello farlo a Trebaseleghe, che il secondo raduno, chi lo sa? Chi lo sa? Diamo tutto in mano alla Madonna, perché la Madonna ci dice tutto. Quindi volevo innanzitutto ora salutare tutti e anche quelli che mi hanno chiamato, tutti quanti che non sono potuti venire e per il motivo che stavano male, il motivo che hanno avuto un impedimento familiare e quindi all'ultimo giorno, sai, mi dispiace, non posso venire, ma erano circa 8-10 persone che dovevano venire ancora. Quindi se adesso siete 80-90, potevamo essere ancora di più, ovviamente. E anche tutti i pionieri che sono stati registrati dall'Italia e dall'Europa. I pionieri non siamo soltanto questi 80-90. Io ne ho registrati 321. Io spero che questi 321... questi pionieri si facciano sentire, perché ce ne sono molti che non si sono ancora fatti sentire, dormono. Allora bisogna che li svegliamo, come? Preghiamo tutti i venerdì, tutti insieme, noi qui da Palermo e voi da casa vostra. Però preghiamo, la preghiera è tutto. Grazie Franco. Beh. Grazie padre. Buonasera a tutti e buonasera a chi ci sta guardando. La mia prima testimonianza è quella dell'incontro con padre Alessandro e con il Rosario. Perché per me, parlo del 2020, quindi io sono abbastanza fresco, quindi alla morte di mio padre io ho chiuso in casa, accendo il computer, e dopo un personaggio che non voglio neanche citare perché ormai non fa più parte della Chiesa Cattolica, sotto di lui c'è padre Alessandro. Che parla di cose veramente pesanti, no? E mi ricorda il mio parroco di Napoli, il carissimo padre Tommaso Tarantino, che da quel lambone tuonava contro i vizi della società e contro l'abbandono della fede. E poi c'è stato il Rosario, iniziato grazie a padre Alessandro, che fa parte anche della confraternita del Rosario. E quindi, ecco, la testimonianza che voglio dare per il Rosario è questa. Io questo Rosario qui non l'ho mai lasciato, per cui in ogni momento che sono anche fuori, negli spostamenti, prego il Rosario. All'ospedale, prego il rosario. E io, quando padre Alessandro ci chiese di dare ognuno 5 rosari, li ho distribuiti in un attimo. Come?
pregandolo davanti agli altri. E questo secondo me è l'esempio che porta la persona che poi lascia che la Madonna tocchi il suo cuore, chieda, e lì ti accorgi la Madonna chi ti sta mandando vicino, e gli dai il rosario, dice ma perché non preghi? E lì e comincia un seme, piccolo, poi tanto noi siamo servi inutili, per cui il nostro è soltanto l'impegno massimo per la realizzazione del piano di Dio, perché è Dio che realizza tutto. Però noi dobbiamo agire come se per noi fosse la cosa più importante del mondo. Quello fa sì che la nostra fede poi smuove tante cose. Grazie. 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 Bene, ci avviamo verso la conclusione. Allora, non so se c'è ancora qualcun altro che vuole il calcio d'angolo in estremis parlare. Comunque, allora, quello che volevo dire anche a conclusione di questo primo raduno internazionale che rimane nel nostro cuore, e sempre dobbiamo guardare avanti significa il raduno di Firenze il prossimo 9 giugno. Quando avevo pensato di organizzarlo, avevo pensato a un incontro soltanto di preghiera, ma poi è sopraggiunta la notizia della riduzione allo stato laicale di Don Enrico. Noi stiamo facendo come sacerdoti la nostra parte. Io mi stupisco, adesso Don Ramon, adesso è lui che diventa il nostro, come si dice, motivo di preghiera, no? Perché sembrerebbe che coi preti diocesani, non religiosi e italiani, ci sia un accanimento speciale, temono. Quindi fra Celestino si mette il cuore in pace, questo. Ma mi sembra che però questo raduno, cioè questo incontro di preghiera adesso è divenuto un raduno vero e proprio. Spero che non disattendiate l'aspettativa, che facciate sacrifici per venire come noi sacerdoti. Non stiamo facendo sacrifici, stiamo dando la vita. È un impegno a onorare il sacrificio, l'immolazione di Don Enrico, che volentieri, starei per dire, accetta di farsi togliere l'abito. Guardate che è qualcosa di veramente incredibile. Stiamo vivendo tempi incredibili. Un sant'uomo trasparente, senza vite parallele, che se no sua madre gliele dà, capito? Un sant'uomo che edifica la comunità credente dal primo giorno dell'ordinazione sacerdotale, che non ha donne, che non cerca denaro, che non ha una vita immorale, che edifica il popolo santo di Dio, gli tolgono l'abito perché dice la verità. Mentre il prete ex gesuita che fa fare sesso a menage in nome di Satana, con 3-4 consacrate lì, costrette evidentemente sotto ipnosi a fare quelle cose lì, rimane vergognosamente prete. Questa è mafia, non è la Chiesa Cattolica. Lì non c'è più la Chiesa Cattolica. Chi non lo vuole capire si arrende e ci si arrangi. Quella non è la Chiesa Cattolica, era scritto che e per questo Benedetto XVI ha fatto quella scelta nel mio libro Chiesa dove vai, appena uscito, io l'ultimo capitolo, proprio l'ultimo, per chi se l'è letto, si intitola così: la svolta benedettiana. Cioè, per 3 secoli la Chiesa era clandestina, nelle catacombe, in luoghi alternativi, antistatale, antiimperiale, no? Settaria, per 3 secoli. Poi c'è stata la svolta costantiniana, la Chiesa è diventata Chiesa di Stato, diciamo, no? 313, 2013, interessante, si ritorna alle origini. Quella ufficiale non è la Chiesa Cattolica, che cos'è? È una cupola massonico-mafiosa satanista che è capace di togliere l'abito a 2 preti che non hanno fatto nulla di male, nulla. Gli hanno tolto l'abito a 2 preti e andranno avanti, perché lì c'è proprio il furore di Satana, per cui ora l'impegno per tutti voi è proprio quello che non manchiate a costo di un enorme sacrificio, domenica 9 giugno, fra 29 giorni credo che sia,
a Firenze per manifestare questo impegno di vicinanza e di solidarietà. E nello stesso tempo sono certo che tutti voi non smettiate di pregare per i seminaristi. Ecco, stanno arrivando ormai a conclusione dell'anno, per cui si preparano per gli esami. E noi abbiamo fatto molto sul serio quest'anno, con enormi sacrifici. In particolare vorrei che giungesse la nostra gratitudine particolarmente a Don Robert e Don Pavel, che si sono alternati con enormi sacrifici per fare il rettore del seminario un mese e mezzo l'uno a turno, capito? Uno andava e uno veniva, pur di garantire ai seminaristi appunto la figura del rettore che li accompagna. E poi anche noi ci siamo dati da fare per fare i corsi di teologia, anch'io li ho fatti, tra le catechesi, i viaggi e quelle che ho trovato anche il tempo, non so come, di fare lezioni di teologia fondamentale dommatica. Ecco, questi attualmente dovete pregare per loro, perché proseguano, avanzino, non si fermino di fronte agli ostacoli. Loro verranno poi qui in estate, siete tutti invitati. Ecco, e concludo così. Adesso da metà luglio, da 15 luglio fino a metà settembre, io sarò ininterrottamente qui, quindi potete venire se volete a trascorrere le vostre vacanze, il bel mare di Sicilia, insomma, però c'è piccola Nazareth, ecco, approfittatene se volete a trascorrere qualche giorno qui, e poi ci sarà il CAMNC, cioè il campo vocazionale dei seminaristi e dei giovani che vogliono iniziare a loro volta il primo anno, perché loro poi passano al secondo, ma noi stiamo già lavorando la possibilità dal 21 al 26 luglio per preparare quelli che iniziano il primo anno, e subito dopo ci sarà il raduno dei sacerdoti, quello del sodalizio e degli altri sacerdoti. Qualcuno sta già chiedendo quali sono i criteri, quindi qualcuno ne verrà. Ecco, questi sono i prossimi più diretti appuntamenti. Poi dopo l'estate, miei cari, non lo so se ci saranno raduni così come quello che pensiamo per Firenze, intanto vadiamo a quello e insieme andiamo avanti sotto lo sguardo della Madonna. Adesso vi do la santa benedizione, pregherei di farmi stringere la mano a quei pionieri che dovessero andare via domattina presto, non so, alzate la mano, ce ne siete? Uno, due, sì, un paio, quindi voglio salutarvi immediatamente. Per gli altri ricordo di comunicare la presenza a pranzo e casomai a cena, e ricordo che la messa è alle 10 del mattino, va bene? Vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris e Fili e Spiritus Sancti. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria.